Ciao ragazzi, sono Edoardo della Turbo Charger World. Oggi parliamo di rapporto peso-potenza. Questo rapporto determina quello che può essere il rendimento della macchina. E adesso vi do qualche delucidazione sui vantaggi che si possono ottenere. Indicativamente, se noi lavoriamo su quello che è le masse non sospese, otterremo dei grandissimi vantaggi su tre aspetti. Uno, l'abbassamento del peso, perché un chilo tolto sulle masse non sospese sono circa 4-7 volte il peso rispetto all'interno della macchina. Due, come handling, quindi come guida, si riesce a migliorare moltissimo la macchina, tende ad essere molto più leggera e molto più reattiva. Un'altra cosa importante è la frenata, perché più noi abbassiamo le masse non sospese, più riusciremo a migliorare quello che è le frenate, gli spazi di arresto, soprattutto perché è come se avessimo meno chili nella macchina. Qualche informazione così di carattere generale è che indicativamente su una macchina che pesa 1000 kg avremo 850 kg di masse sospese e 150 kg di masse non sospese all'incirca. Ovviamente le masse non sospese vengono calcolate in base a quello che è i chili o il peso complessivo della macchina. Quindi indicativamente noi sul gran parte delle auto normalmente ogni chilo che togliamo è circa 6-7 kg in meno che abbiamo sulla macchina. Questi grandissimi vantaggi si possono ottenere sui cerchi, che diminuiscono di 3-4 kg a cerchio rispetto a quelle di serie. Oltretutto, che cosa sono le masse non sospese? Cosa importante? Sono i cerchi, i dischi, una parte di quello che sono le sospensioni, le pastiglie, tutto quanto quello che riguarda il gruppo ruota. E anche la stessa ruota in se stessa, e anche le stesse gomme che possono abbassare fuori misura. Oltretutto, ricordate che l'abbassamento del peso nella macchina di circa un centinaio di chili permetterà di ottenere, questa è una regola di carattere generale, dai 17 ai 20 cavalli, come se ci avessimo 17-20 cavalli in più. Oltretutto tende ad abbassare anche tantissimo quelli che sono i consumi, perché 100 kg in meno su una macchina sono circa 0,3 litri per chilometro in meno, quindi è importante questo saperlo, e soprattutto quando si gareggia. 40, 50, 100 kg in meno sono molto importanti. Quindi, come ho fatto l'altro video, si parte dal volano che si diventa più leggero, si abbassa, è come se si abbassasse la macchina di diversi chili in base a quello che è l'abbassamento del peso sul volano. Abbassiamo anche le masse non sospese, abbassiamo quello che sono le batterie, la batteria, e vedrete che avete grandissimi vantaggi su 1.0.100, perché 100 kg in meno si fa veramente molto, molto veloce. Oltretutto, aggiungendo la turbina che noi possiamo fornire o i componenti che possiamo fornire, l'aumento della potenza è molto più alto rispetto a una che pesa alla stessa maniera. Quindi, prima di fare qualsiasi decisione, contattatemi su www.turbochargerworld.it, Facebook, Instagram, il nuovissimo canale di YouTube, e soprattutto vedete anche il nostro nuovo canale su eBay. Ciao ragazzi!